sola, nel mondo eterna a cui si volve. Ogni creata cosa in te, morte, si posa. Nostra ignuda natura, lieta no, ma sicura dall'antico dolore. Profonda notte, nella confusa mente, il pensier grave, oscuro. Alla speme, al desio, l'arido spirito, l'ena mancar si sente. Così d'affanno e di temenza è sciolto, e l'età vote e lente, senza tedio consuma. Vivemmo, e qual di paurosa larva, e di sudato sogno, allattante fanciullo era nell'alma confusa ricordanza. Tal memoria n'avanza del viver nostro, ma da tema è lunge il rimembrar che fummo, che fu quel punto acerbo che di vita ebbe nome. Cosa arcana e stupenda oggi è la vita al pensier nostro, è tale qual de vivi al pensiero l'ignota morte appar. Come da morte vivendo rifugia, così rifugge dalla fiamma vitale nostra ignuda natura. Lieta no, ma sicura, però che esser beato nega ai mortali e nega a morti il fato. State buoni, come avete fatto fino adesso,
Tranquilli, rimaniamo amici. Se no, figlio la mazza che c'è sull'uscio di casa, vi ammazzo di botto. Stai tranquillo. Resteremo morti come siamo, te lo prometto. Non serve che ci riammazzi. Ma allora, che vi salta in mente di cantare? Oggi è un giorno grande. Poiché ho scoccato la mezzanotte, si è avverato quel grande e matematico anno profetizzato dagli antichi. Infatti, tutti gli zombie di tutti i luoghi, di tutti i sessi e di tutte le etnie hanno intonato quel canto che tu hai sentito. E per quanto continuerete a parlare e a cantare? Di cantare abbiamo finito. Ora abbiamo solo un quarto d'ora per parlare. Poi rimarremo in silenzio fino a che non si compirà di nuovo quest'anno. Dunque, se questo è vero, non avremo più occasione di rincontrarci. Quindi, parlate liberamente. Noi non possiamo rispondere se i vivi non ci fanno le domande. Chi non può rispondere si raddormenta. No, che peccato. Mi sarebbe piaciuto un sacco sentirvi parlare tra di voi. Non possiamo parlare tra di noi. E anche potessimo non avremo nulla da dirci. Avrei molte cose da chiedervi, ma visto che il tempo stringe, ho questa curiosità che mi sono letti che ha parlato. Che sensazione avete sentito in punto di morte? Sul punto di morire non mi sono reso conto. Nemmeno io. Come non mi siete resi conto? Ti accorgi mai del momento in cui stai per addormentarti, per quanto tu gli possa porre attenzione? Beh, ma dormire è cosa naturale. Conosci stella, animale o pianta che non muoia? Non mi meraviglio che cantiate e parliate se non vi siete nemmeno accorti di essere morti. Così colui, del colpo non accorto, andava combattendo ed era morto. Così diceva un poeta italiano. Pensavo che i morti ne sapessero un po' più dei vivi. Ma veramente non avete sentito nulla in punto di morte? Che tipo di dolore è quello che se provato non viene avvertito? In ogni caso, tutti dicono che la morte sia dolorosissima. Lo dici come se credessi che la morte non sia un sentimento. Sia il pensiero comune che quello epicureo convergono nello stesso punto, che appunto la morte sia dolorosissima. Quindi chiederai da parte nostra agli uni agli altri sull'uomo la capacità di interrompere le funzioni vitali. E come si comporterà se dovessero interrompersi momentaneamente o per sempre? E soprattutto, come può un sentimento vivo manifestarsi con la morte, o la morte stessa essere un sentimento vivo? Credi che la persona sia in grado di provare un forte sentimento quando la facoltà di agire è quasi nulla? Credi che questa scarsa facoltà di sentire sia un sentimento grandissimo? Addirittura quelli che muoiono di morte atroce non si curano più del dolore, abbandonandosi completamente ad essa. Infatti, il dolore sparisce prima della morte. Dirai ciò a tutti quelli che ti diranno che la morte è dolorosa. Per gli epicurei queste ragioni saranno sufficienti, ma non basteranno a chi la pensa diversamente da loro riguardo alla sostanza dell'anima. Io, come questi, penso che la morte consista nella separazione tra anima e corpo. E non capisco come queste due cose, parti della medesima esistenza, si possano separare senza violenza in un travaglio indicibile. Dimmi, spirito e corpo, sono forse legati tra di loro con qualche nervo, muscolo o membrana che si debbono spezzare nel momento della dipartita? Dimmi ancora, ti sei forse accorto del momento in cui l'anima è entrata nel tuo corpo? Infatti, così come è quiete l'entrata, facile e molle è anche l'uscita. Dunque, cos'è la morte se non è dolore? Piuttosto piacere che altro. Infatti, morire, così come l'addormentarsi, procede per gradi che dipendono anche dalla causa della morte. Nell'ultimo istante non si prova comunque dolore, in quanto il dolore è caratteristico della vita, al contrario della languidezza tipica del piacere.
La morte viene percepita comunque come qualcosa di molto piacevole, in quanto allontana dai dolori della vita. Io stesso ricordo la morte come un dolce addormentarsi. Anche a noi pare di ricordarci altrettanto. Vi credo, in quanto tutte le persone con cui ne ho parlato non ne hanno avuto esperienza diretta in effetti. Ma ditemi, nell'attimo della morte, quando sentivate questo piacere, eravate coscienti di andare incontro alla morte e percepivate quella sensazione come un dono della morte, appunto, pensavate fosse altro? Ho sempre saputo di dover morire, ma ho sempre sperato che questo momento arrivasse il più tardi possibile. A noi è successo il medesimo. Cicerone stesso dice che nessuno è tanto vecchio da pensare di non riuscire a vivere un altro anno. Ma come vi siete resi conto, infine, di essere morti? Non mi capite? Siete rimorti, ben bene. Non c'è pericolo che mi facciate paura nuovamente, allora. Torniamoci a letto. Io ho una zia che sta por lì, che quando va a ballare con il piede fa così, 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 con il piede fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia che sta por lì, che quando va a ballare col ginocchio fa così, 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 col ginocchio fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia che sta por lì, che quando va a ballare con il braccio fa così, 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 con il braccio fa così, 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 col ginocchio fa così, 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 con il piede fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia che sta por lì, che quando va a ballare con la testa fa così, 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 con la testa fa così, 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 con il braccio fa così, 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 col ginocchio fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia che sta por lì, che quando va a ballare con i salti fa così, 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 con i salti fa così, 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 con la testa fa così, 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 con il braccio fa così, 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 col ginocchio fa così, 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 con i piedi fa così, 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 oh.